Buongiorno! Oggi iniziamo Diario di una mamma strana con un buon cocomero. Mamma mia, che odore che ha! Ecco ragazze, guarda questa manina piccola che spunta! Ecco a mamma, ecco! Guarda, guarda! Ecco a te! Buono! Buono pure questa. Mi chiedo in inverno come farò senza questo, che è il preferito di Zoe e di Lara. Dovrò trovare un sostituto. Comunque grazie davvero per i commenti sotto il video dove vi ho raccontato un po' di cose alle quali adesso cerco di non pensarci perché sono quelle bimbe. Non lo so manco io come sto tagliando sto coso, però per qualche strano motivo venendo. Allora, ne approfitto che le bimbe stanno giocando, mangiando cocomero eccetera eccetera per farvi vedere qui. Allora, a parte che ho bisogno di consigli, questo angolino deve essere diciamo riformulato da zero, nel senso che non mi fa impazzire come l'ho messo e mi si sono accumulate un po' di cose in questo qui che gira, ma non mi fa impazzire. Voi come lo sistemereste? Perché io onestamente sono matta per quei tappetini tipo un po' pelosetti, però siamo in bagno, non so se è indicato oppure no, e calcolate che questo è il classicissimo mobile di Ikea, però non lo so, vorrei tipo sistemarlo in qualche modo, quindi nel caso datemi consigli. Non so veramente cosa metterci, che mensolina metterci o altro, però anche perché questo, cioè calcolate che questo è non so come si chiama, mattonella, e questo buco che vedete l'hanno lasciato i vecchi proprietari, quindi non lo so, non so veramente come sistemarlo, anche perché questo bagno l'ho sempre odiato per l'arancione, e quindi, però non essendo la casa definitiva non voglio cambiare, metterci piastrelle sopra, cambiare piastrelle, no, non mi ci metterei mai a fare delle cose del genere così importanti su una casa che so che non mi rimane, quindi niente piastrelle, niente cose cambiate. Però ecco, per esempio il bianco mi piace, non lo so, vorrei provare un attimo, ho messo pure una piantina, ma non lo so, il risultato non è dei migliori. Quindi, allora, datemi intanto consigli, però intanto abbiamo comunque messo in funzione questo signorino qui che è una gran figata. Aperto infatti, come vedete, a parte che è freddissimo, cioè è una gran figata veramente, proprio freddo, penso che si veda da questo che è freddissimo. Beh, fidatevi, è molto freddo. E allora, a parte che devo comprarmi un sacco di nuove cose per la skincare, perché praticamente erano scadute, ho finite tutte. E io adoro Mario Badescu, cioè penso che sia tipo uno dei migliori in assoluto. E questo qua è uno del facial spray che utilizzo più spesso. Comunque, fatto sta, è molto utile per tenere soprattutto d'estate le maschere, eccetera, eccetera. E lo adoro veramente tanto. Però, appunto, il problema è che messo così in mezzo, cucurucù, non mi fa impazzire, però sono contentissima invece di averlo rimesso in funzione. Quindi, amori miei, scrivetemi nei commenti come secondo voi dovrei fare a sistemare questa zona, perché ripeto, è una zona che amo, cioè veramente mi fa impazzire, nel senso che è comunque il mio reparto skincare, però non mi soddisfa, non mi soddisfa proprio. Invece a differenza dell'altra zona che ho in cabina armadio, che invece la adoro, ci sono tutte le piante, le cose, perché comunque sapete che io amo questo stile, e però questa non mi soddisfa proprio. Quindi fatemi sapere, perché addirittura stavo pensando tipo quei collage con tutte le foto che si prendono da Amazon, oppure tipo i teli, quelli tutti colorati che si prendono da Amazon, però il telo in bagno non lo so, non mi convince come storia. Quindi fatemi sapere, però intanto questo è adorabile, se lo volete lo potete acquistare nella mia lista Amazon, e non lo so, adoro, poi adoro questo colore, cioè è la cosa più bella del mondo, che in realtà adoro questo colore anche paragonato al marroncino di questo, però vabbè, fatemi sapere insomma nei commenti. Comunque io torno dalle bimbe. Zoe, Lara ti prende il gelato? Facciamo... Oh, lo vuoi il gelato? E dai, fatti prendere il gelato. Sì, Zoe? Sì. Ho di latte. Bene. Zoe? Ma il gelato? Sì, queste foto le ha già viste di un film che fa... Una aperto! Ok, il gelato! Evviva! Vedi? Freddo? Sì. Gelato! 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 Il broccoli è indicato. Ash, non ti credi di esagerare un pochino? Oh, ecco! No, non mi Ma guarda come si appalla! Si è appallottola!
Ash, che fai? Si è pallottola proprio. Ok, dopo cena ci siamo messi a fare il momento creatività. No. Ta-da! Lara. L'ho fatto io tanto tempo fa. È vero. Lei non l'ha visto, eh? Non ha visto Squid Game, non gliel'ho mai fatto vedere, è troppo... No, però sui personaggi. Esatto. Conosco i personaggi. Perché l'hanno fatto in tutte le salse su YouTube, però non ha mai visto il film, vero? Salse, sì. Significa in tutti i modi. Ah. Un altro modo per dire... Salse, buone salse. Sì. E qui invece Zoe ha fatto un capolavoro, come potete ben vedere. Zoe, che cosa volevi rappresentare con questo magnifico disegno? Uno gnocco. Cosa? Uno gnocco? Uno gnocco sta disegnando. Bello lo gnocco. Mi piace molto, guarda come Caio prende la vita laggiù. Ambacra! Ambaccala! Il baccalà, mamma, un pesce, è buonissimo. Che patate al forno, fantastico, il sugo, anzi direbbe nonna Gigella. Qui ho colorato di bianco e non si vede. Un messaggio segreto, anche io ti lascio un messaggio segreto, col bianco. Lara, ti voglio bene. Cercate di indovinare nei commenti cosa avrò scritto. Ciao Zoe, come stai? Voglio... tanto bene a Lara e Zoe. Ti piace? No, ok. E come on, sono giovine. Come va oggi? Comunque io sono brava a fare queste cose speciali. Eh? Io sono brava a fare cose speciali. Dai, vediamo. Intanto sto scrivendo cose a caso. Cose a cose, cose a caso. Perché Zoe vuole che io scriva e quindi faccio delle stelline e poi delle lune. Questa sembra più una carota. Questa solo trasformata in carota. Adesso la carota ha anche un bel sorrisino e la carota vola. Guarda, c'è il mantello e vola. Woohoo, forza carota! Così sembra che corre. Lo sta? Scrivi forza carota. Giusto. Forza carota. Scusa Zoe, posso cambiare il colore? Ecco. Banana, 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 banana. One banana, two banana, three banana, four banana, one e two e three e four. Banana, 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 banana e two e three e four. Banana, 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 four, banana, one, e two, e three, e four. Banana, 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 one, e two, e three, e four. Banana, 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 one, e two, e three, e four. Banana, 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 one, banana, two, banana, three, banana, four, banana, one, e two, e three, e four. Banana, 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 banana. Che c'ha le manine messe non bene. Non ne ho idea. D'accordo, d'accordo, brava. Ha le mani messe bene, oh. Ma stiamo scherzando. Ma ha le mani messe bene. Buongiorno, ci siamo addormentati, eravamo stanchissime ieri sera perché comunque sono giornate un po' di ripresa, un po' di tante cose, ma quello che voi non avete visto lo vedrete domani, nel video di domani, perché abbiamo registrato un video super super bello, lo speciale bolle che vi avevo promesso arriva domani e niente, quindi non vedo l'ora di farvelo vedere e niente, e mi sono addormentata anche truccata, quindi vabbè. Che casino. Questo video era di recupero, ma quello di domani è una bomba vera e propria. Quindi ci vediamo nel video di domani, ore 14:30, sì, sempre qui, sempre su questo canale. Non vedo letteralmente l'ora.
Love you. Bun bun, I don't know if this one's fine.